Buona giornata a tutti cari amici di Media News TV Europe. Siamo al consueto approfondimento quotidiano, quest'oggi dedicato al rogo incredibile di Notre Dame, divampato ieri improvvisamente a Parigi, facendo crollare la guglia della Basilica, uno dei simboli più importanti della capitale francese. Un incendio partito da un'impalcatura che ha divorato letteralmente la Basilica, visitata ogni anno da 12 milioni di persone. Crollato anche il tetto, isolata il de la Cité. Sgomento nel mondo e il presidente Macron mostra tutto il dolore dei francesi con una frase inequivocabile: brucia una parte di noi. Intanto, mentre nel mondo dello jihadismo si esulta per la distruzione di un simbolo della Chiesa, gli inquirenti indagano per la distruzione involontaria. Cancellato dalla faccia della terra, volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Incarnato in lei per strapparmi gli occhi via da Dio, lei ci ha messo la passione, il desiderio in me, la carne sa che paradiso, da lei c'è in me il dolore di un amore che fa male e non mi importa se diventa come la bellezza più profana, lei porta il peso di una croce, croce umana. Per la Chiesa una sorta di 11 settembre, veder crollare la guglia più alta della cattedrale di Notre Dame è stato certamente come riavvolgere il nastro e rivivere con rinnovata angoscia il collasso delle Torri Gemelle a New York. Le fiamme, che per ore hanno avvolto uno dei monumenti simbolo del cristianesimo nel mondo, sulle cui origini si erano spalancati gli scenari più paurosi, hanno riaperto ferite mai del tutto suturate. Parigi brucia, alle immagini impressionanti si sono sommate paure e presagi apocalittici. In questi giorni santi di preparazione alla Pasqua è risuonata come devastante attualità quella profezia sul Tempio di Gerusalemme di cui non rimarrà pietra su pietra. Per i francesi, ma con loro, per tutto il mondo cattolico, è già Venerdì Santo e Golgota è scenario di morte. Una giornata tremenda alla quale questa, la speranza condivisa e unanime, dovrà seguire la più radiosa resurrezione. Ne saranno capaci i francesi, con la loro cultura e la loro storia. Grazie per la cortese attenzione da Renato Scano, dalla redazione di Media News TV, a tutti voi la più cordiale. Buona giornata.